Alla ricerca di storie interessanti, a volte ci si imbatte in personaggi davvero affascinanti. Se si è fortunati, a volte ciò accade anche solo per puro caso. E più ci si addentra in queste storie meravigliose, e più grande è il desiderio di scovarne ogni dettaglio. La voglia di leggere, di ascoltare, di fare domande, ci avvicina a questi grandi personaggi. Al loro mondo, sì, alla loro storia, sinistra, destra, alla loro anima. Che ti marciavano insieme, li conoscevi tutti. E diventa una necessità quasi impellente quella di poter lasciare una traccia ai posteri di questa esperienza così vera, così toccante. Ci sono persone che non vanno in cerca di gloria, e che non hanno bisogno di raccontare le loro grandi imprese, perché esse sono parte della loro vita, del loro modo di essere e non di apparire, se non agli amici più intimi. La definizione è giusta, un alpinista silenzioso, ecco, quelli che arrampicano se la fanno per conto proprio, senza sentire la necessità di raccontarlo a tutto il mondo. E secondo me c'è questa positività che dopo lui porta in tutte quelle cose che ha fatto, ecco, quando poi è un po' abbandonato l'attività di punta dell'alpinismo e si è dedicato per esempio al brevetto da pilota, prima col Piper, poi con l'elicottero, e quindi tutte le sue avventure che racconta anche in Africa, dove è andato a piantare delle antenne sui monti dell'Etiopia. Ecco, tutti questi aspetti della vita, e secondo me quello che lui ha sempre avuto è stata la positività nell'affrontare quelle che sono le difficoltà, che possono essere quelle legate a un'attività così, come quella dell'alpinismo, all'attività professionale, ma appunto anche a quello che era, cioè lui, un ragazzo di 20 anni che si ritrova a vivere esperienze così drammatiche come quelle della guerra. Ecco. Spingendosi oltre ogni limite, si aprono nuovi orizzonti e ciò che prima sembrava impossibile svanisce come per incanto. Ci sono storie che vale la pena di raccontare. Questa è la storia avvincente e avventurosa di un uomo come pochi. Nel corso della sua vita, vissuta con grande intensità, da ragazzo sopravvisse addirittura alla guerra e alla lunga prigionia in Russia. Di ritorno dalla guerra, scalò innumerevoli cime delle Dolomiti che a quel tempo rappresentavano mete importanti per grado di difficoltà. Nel 1954 gli fu data la possibilità di far parte di una spedizione italiana tra le più difficili e pericolose dell'epoca, ovvero quella di scalare la seconda montagna più alta del mondo, il K2. Furono i primi a riuscire in questa grande impresa. La sua vita sembra un copione hollywoodiano, sebbene egli non abbia mai fatto grande vanto delle sue imprese. È la storia di un uomo straordinario. Una storia mozzafiato. Questa è la storia di Eric Abram. Eric Abram è stato un personaggio che tutti conosciamo, di un'importanza veramente eccezionale nel contesto
dell'alpinismo, dell'alpinismo internazionale. Io considero sempre l'importanza e la grandezza di un alpinista più che dalle sue imprese, dalle sue amicizie, dalle sue frequentazioni. E quando vado a leggere chi sono stati i suoi compagni di cordata, chi sono stati i suoi compagni di arrampicata, le sue conoscenze, Hermann Bull, cioè personaggi straordinari, Walter Bonatti, ecco, forse lui non ha nel suo palmarès la grande impresa, la cima, la prima, la individuale, però tutte quelle seconde che ha fatto, tutte quelle ripetizioni che ha fatto sono di una importanza veramente straordinaria. Erich Abram nasce il 1922 a Vipiteno, in Alto Adige. Cresce insieme alla sua famiglia nella casa dei nonni, immersa nella natura e nei boschi. Con i genitori conduce una vita modesta. Già da bambino, Erich era molto sportivo. La vita a quel tempo non era facile, ma la sua infanzia fu semplice e serena vicino al padre e alla sua grande passione per i cavalli, che erano per loro un'importante fonte di sostegno. No, abbiamo visto che i cavalli, a parte che sono stati sempre coccole dalla mamma, dall'uno, dall'altro, passione ex paziente. Ed era anche giusto che gli animali avessero un loro risparmio, diciamo, di forza. Così è andato avanti il lavoro con i cavalli, che praticamente purtroppo doveva ancora sostituire il motore. I nonni erano proprietari di una lavanderia e nel 1930 la famiglia si trasferì a Bolzano in via Montetondo. Un luogo idilliaco dai caratteristici erker che sporgono dalle facciate delle case e dai marciapiedi ornati da file di alberi. A quel tempo non circolavano molte auto e i bambini giocavano liberi. Era però anche il tempo del fascismo ed Erich frequentava la scuola italiana. Le lezioni di tedesco venivano impartite solo nelle cosiddette catacombe, luoghi proibiti e pericolosi. Julius, lo zio di Erich, era un arrampicatore appassionato. E così Erich, per la prima volta, venne a contatto con questo sport e con l'attrezzatura che lo accompagnerà per tutta la vita. A quel tempo l'arrampicata non era considerata uno sport a tutti gli effetti, ma piuttosto un'attività inutile e frivola, legata all'idea di tempo libero, un concetto tutt'altro che scontato. Tempo libero era una parola quasi sconosciuta in un tempo in cui gli uomini dovevano pensare alla propria sopravvivenza. Il suo significato era ben diverso da quello che intendiamo oggi. Ma la grande volontà di Erich lo portò a trovare sempre nuovi luoghi e mete accattivanti per coltivare quella che era ormai diventata la sua più grande passione. L'alpinismo. Nel mondo di oggi le distanze si sono accorciate, rendendo tutto facilmente raggiungibile con i mezzi più disparati, siano essi treni, funivie, macchine o motociclette, ed in un batter d'occhio si raggiungono vallate, si attraversano i passi e si raggiungono le cime più lontane. I ragazzi, al tempo di Erich, avevano a disposizione al massimo una bicicletta quale mezzo per arrivare alla base della montagna da scalare. E i tempi di percorrenza erano molto lunghi. Ci si doveva alzare alla mattina presto o addirittura partire il giorno prima. Questo ti fa capire il significato che aveva per loro l'arrampicata.
Visto che era tanto difficile muoversi per arrivare in montagna, Eric trovò altri modi per allenarsi. Uno di questi era la Torre Druso. Paul Meyer era il proprietario di questa torre medievale ai piedi della gola del Rio Fago a nord di Bolzano. Fu Eric a scoprire che la Torre Druso si poteva usare per allenarsi. C'era un traverso estremamente difficile, lungo 37 metri, tutto intorno alla torre. Senza corda si arrampicava a poca distanza da terra. Ed Eric fu il primo che ci riuscì. La Torre Druso era un luogo in cui i ragazzi trascorrevano intere giornate. Nel periodo delle opzioni, nel quale gli altoatesini furono costretti a scegliere tra restare nell'Italia fascista o optare per la Germania nazista di Hitler, Eric Abram decise di frequentare un liceo ad Hall, nel Tirolo del Nord. In questi anni di studio, nel 1942, conobbe tanti alpinisti appassionati come lui. Carl Gombos, per esempio, con cui trascorse tante domeniche sulle pareti delle Alpi di Brandenburg in Austria. O Hermann Bull, che nel 1953 salì per primo al mondo sul Nanga Parbat. Bull è considerato ancora oggi un pioniere dello stile alpinistico. Anche con lui, Eric fece alcune scalate. Nel 1941, però, anche per Eric il tempo spensierato degli studi terminò e fu costretto ad arruolarsi come soldato nella Seconda Guerra Mondiale. Grazie alle sue capacità e conoscenze delle montagne, finì negli Alpini, ovvero nel corpo d'élite dei Gebirgsjäger. L'addestramento durò fino al 1942, con un magnifico inverno passato sulle montagne dello Stubai, con le armi al collo e i cannoni da portare in montagna con gli sci, lontani dalla guerra. Ma in primavera la pacchia finì e ci ritrovammo su un treno diretti sul Mar d'Azov, in Crimea. Da lì andammo di nuovo in montagna, nel Caucaso, prima in nave, poi con gli autobus e infine a piedi. Erano i primi dei 16.000 chilometri che avrei percorso a piedi durante tutta la guerra e quasi sempre con le stesse scarpe ai piedi. 16.000 chilometri a piedi con gli zaini stracolmi sulle spalle. Un'impresa inimmaginabile. Sul passo Maruskoje avemmo il primo contatto con il nemico, i russi. Anfang August hatten die Deutschen die Ausläufer des Kaukasus erreicht. Ihre Ziele waren jetzt zwei Bergpässe, über die sie auf die transkaukasische Ebene einfallen konnten. Die Deutschen setzten Gebirgsjägereinheiten ein, die für den Kampf in den Bergen ausgebildet waren. Es war ein Kampf Mann gegen Mann in zerklüftetem, unübersichtlichem Gelände. Dopo aver conquistato il passo e aver visto i primi compagni morire, siamo stati lì per tutto l'inverno del 42-43. Poi abbiamo cominciato a ritirarci verso il Mar Nero. Con tutta l'armata siamo rimasti bloccati a Rostov. Avevamo molta fame, perché di cibo non ce n'era in abbondanza. Qualche volta qualcuno ha provato anche a rubare il pane dell'altro, ma questa non era stata una buona idea. Uomo da solo che mangia un po', da solo, ruba qualcosa. Questo non avveniva perché era troppo pericoloso, perché prende le botte da un gruppo che è affamato. Sono cose che sono... Era terribile. Usciti dalla sacca, dove abbiamo incontrato anche gli alpini italiani, per la prima volta siamo stati mandati a casa in licenza per 4 settimane. A Bolzano il Duomo non era più in piedi, come pure la Cade Bezzi. La nostra casa, che era lì vicino, era stata sfiorata da una bomba e danneggiata su un angolo. Un giorno mi sono vestito con i lederhosen e i sandali e sono andato all'hotel Laurin, che era la sede del comando tedesco
e degli uffici della Aderest, ufficio espatrio e rimpatrio. All'ingresso saluto il portiere con il Chris Scott e questo mi risponde: come sarebbe Chris Scott? Lei probabilmente non sa che qui si usa Heil Hitler. Gli rispondo che ero appena tornato dal fronte russo e che il mio comandante aveva detto di segnalarli queste persone così solerti e volenterose che avrebbero potuto servire molto bene la causa sul fronte. Il tipo abbassa subito la cresta e io scoprii che a Bolzano non mancavano questi imboscati. Alla fine della licenza dovevo presentarmi a Belgrado, così ripartii con il treno. Da Belgrado, con il mio battaglione, siamo scesi fino in Grecia, avanti e indietro a inseguire i partigiani di Tito in Serbia. Intanto era arrivato il settembre del 1943 e gli italiani improvvisamente erano passati da alleati a nemici e prigionieri di guerra. Pian piano da Belgrado cominciamo a risalire l'Europa, fino alla Prussia orientale, sempre in treno e a piedi. Qui abbiamo visto per la prima volta i terribili carri armati russi T-34, contro i quali non c'era niente da fare. Potevamo solo scavare delle buche dove nasconderci e cercare di piazzare una mina magnetica. Spesso il carro armato si accorgeva del nascondiglio e, manovrando con i cingoli, riusciva a schiacciare il malcapitato. Sempre ripiegando, siamo arrivati in Cecoslovacchia. Eravamo a Tabor, a sud di Praga. In un bosco, senza sapere esattamente dove eravamo, il comandante ci radunò e pronuncia le seguenti per noi incredibili parole: «Soldati, c'è puzza!» Questo fu il nostro congedo dall'esercito tedesco. Volarono gradi e spalline e tutti rimanemmo nudi di qualsiasi divisa di dentro e di fuori. Era il 10 maggio del 45 e poche ore dopo cominciò la nostra lunga prigionia. Un giorno arriva la notizia che chi voleva poteva tornare a casa. Alla mattina dopo c'erano i vagoni del treno ad aspettarci, grandi vagoni, dove ci stavano più di 100 persone. Un buco nel pavimento era la latrina e un secchio d'acqua bastava per tutti. L'umiliazione di questo trasporto e le condizioni del viaggio erano compensati dal pensiero che ci stavamo avvicinando a casa. I nostri pensieri correvano già a Vienna, a Salisburgo, a Innsbruck. Ma il grido di uno di noi, che si era issato verso una delle prese d'aria del vagone, ci gelò il sangue. Si stava andando verso est. Il mondo ci crollò addosso. Non ci volle molto a capire che non si andava verso casa, ma verso la Russia. Dopo 21 giorni di viaggio, pochi di noi sono riusciti a scendere con le loro gambe dal vagone. Fummo portati nella boscaglia degli Urali. Una grande palizzata proteggeva il campo dai lupi. Le zanzare e la scabbia ci creavano problemi. Ma il peggio era il lavoro, perché non eravamo lì per fare i turisti. Il nostro compito era quello di tagliare la legna che serviva per una fonderia nelle vicinanze. Tagliare alberi è un lavoro pericoloso. Fu così che dei 900 che eravamo arrivati, siamo rimasti in 36 dopo 9 mesi. A quel punto, visto che eravamo di meno di quelli che ci dovevano sorvegliare, ci trasferirono nella fabbrica. Dall'inferno verde, come lo chiamavano i russi, siamo passati all'inferno rosso, la fonderia e la fabbrica. In tutti quegli anni non avevamo mai avuto la possibilità di avere contatti con la famiglia. Nessuno di noi si faceva illusioni sulla possibilità di tornare a casa. Poi, verso la fine del 47, arrivarono altri austriaci e questi ci dissero che degli italiani erano stati rimpatriati. Noi non sapevamo più cosa eravamo. Eravamo partiti in guerra con i tedeschi, come fossimo austriaci, ma eravamo italiani prima e dopo la guerra. Fu così che un giorno si sparse la voce che tornavamo a casa. Dimagriti e segnati dalla guerra, ci portarono a casa con il treno. Libertà. Quale strano sentimento, dopo tanti anni di dura guerra e prigionia, senza nemmeno sapere se mai si sarebbe tornati in patria.
Ma poi, ad un tratto, ci si ritrova di nuovo a casa, tra la propria gente, nell'intimità del proprio mondo. Senza quel fiato sul collo, quella paura di non sopravvivere alla giornata, senza che nessuno sappia come ci si sente dentro. Libertà. Quale strano sentimento, il rivedere, assaporare e sentire i silenzi delle montagne tanto rimpiante. La libertà assoluta. Al ritorno, Eric si trasferì all'Alpe di Siusi, lavorando in una struttura per giovani gestito da Hans Steiger e Paula Wiesinger. Aiutava dovunque poteva. Essere tornato a casa, tra le sue montagne, era un modo per ritrovare un po' di armonia e serenità, un nuovo equilibrio con se stesso e il mondo. La sua passione tornò a farsi sentire e solo dopo poche settimane iniziò di nuovo a scalare le cime, da solo o con sua sorella. Lei ormai faceva parte dei Bergler, un club alpinista di Bolzano. Eric era molto fiero di sua sorella, che saliva già il sesto grado. E così anche lui cominciò a fare delle uscite con loro. Alla fine degli anni 40 si susseguirono una serie di arrampicate importanti e difficili. Gli arrampicatori altoatesini erano dei fuoriclasse da sempre, come ad esempio Hans Finazzer, le cui vie vennero poi ripercorse da Eric Abram. La lista delle arrampicate di Eric Abram è davvero infinita. All'inizio degli anni 50, Abram soggiorna a lungo a Milano. Presso l'università, frequenta un corso come frigoriferista. In questo periodo conosce alcuni componenti dei Ragni di Lecco, un famoso gruppo di arrampicatori ai quali si aggrega per alcune scalate. Di questo gruppo fa parte anche il grande Riccardo Cassin. Quando l'Italia decise di voler salire per la prima volta sul K2, la seconda montagna più alta del mondo, Eric era l'uomo giusto. Lo studio di tecnica di refrigerazione e le sue conoscenze alpinistiche lo rendevano perfetto per questa impresa. Gli uomini per la spedizione sono stati un pochettino tirati fuori proprio con un sapere a cosa vanno incontro, cosa devono fare. Allora si è praticamente, per fortuna, si è tirato fuori gli uomini che poi si sono anche dimostrati bravi. Il K2 non era solo una spedizione per una squadra di alpinisti appassionati, ma aveva un'importanza a livello nazionale, anche in considerazione della miserabile situazione economica in cui riversava il paese. Per l'Italia era di fondamentale importanza essere i primi a conquistare il K2. Era necessaria una preparazione faticosa e molto accurata, ma il progetto K2 aveva la massima priorità. Nella sede della Fiat, gli arrampicatori furono sottoposti a difficili allenamenti e a precise simulazioni. Per assicurarsi che la missione fosse un successo, non si lasciò nulla al caso e tutti i possibili imprevisti vennero considerati durante le prove. La squadra era comandata da Ardito Desio, che gestiva la spedizione in modo severo, come un'operazione militare. E qui mi è piaciuta moltissimo una sua affermazione, quando abbiamo parlato di Desio. Ha detto: Desio, sì, forse in qualche momento avremmo anche potuto buttarlo giù da qualche parte e forse qualcuno era felice, però senza Ardito Desio non saremmo mai riusciti a fare quell'impresa, perché lui era un organizzatore proprio. Abram ha riconosciuto in Ardito Desio l'unico uomo che in quei tempi poteva fare quella spedizione, perché aveva in mano e le conoscenze, aveva la preparazione. E poi era un personaggio che, transitando dal regime alla, tra virgolette, democrazia,
aveva la durezza e la capacità del comando proprio, no? E però aveva anche gli obiettivi concreti da raggiungere. Cioè, no? Pertanto lui di Ardito Desio mi ha parlato molto bene, ripeto ancora, anche se qualche volta diceva l'avremmo anche buttato giù da qualche parte, però insomma, questo mi è piaciuto moltissimo. Il Desio aveva ben la cosa di essere un capo spedizione. Cioè, questo l'abbiamo ammesso dopo, no? Nel Desio, nel Desio, nel Desio, finché poi abbiamo detto, stia qui, è un'organizzazione che vuole uno che... È duro, sa, no, anzi, nemmeno solo li sa, ma chi sa applicare la sua forza che ha. Finite le scrupolose preparazioni, la spedizione era pronta per la partenza. Nel maggio del 1954 partirono da Roma verso Skardu, in Pakistan. Per gli anni 50 questo sembrava come un viaggio sulla Luna. Da Roma a Karachi con l'aereo, con uno scalo intermedio a Beirut, avanti col treno fino a Rawalpindi, con il camion verso Skardu e poi a piedi alla base. Le 20 tonnellate di attrezzatura furono portate sulle spalle da più di 1.000 Sherpas pakistani, fino ai piedi della montagna. Il gruppo della spedizione doveva preparare diverse basi, 9 in tutto, che si sarebbero costruite poi a diverse altezze. La prima base era a 5.400 metri e la nona, ed anche l'ultima delle basi, era a 8.100 metri. Ma per raggiungere quel traguardo, gli uomini erano sottoposti a sforzi incredibili. Per 47 giorni soffiò un vento a 110 km all'ora, però lo stesso sono sempre andati avanti. Si sono sempre spinti ad arrivare oltre i loro limiti. In cinque erano in delle tende che in realtà sarebbero fatte per due. Il K2 era una delle salite più difficili in assoluto. Questo lo capirono anche gli alpinisti di questa spedizione quando il 21 di giugno uno di loro, Mario Puscios, morì. E per 5 giorni non furono nemmeno in grado di portare giù il cadavere. Il 30 giugno, poi, la spedizione continuò e si andò avanti. Eric era importantissimo per la salita finale. Era proprio sua responsabilità vedere che ci fosse l'ossigeno per tutti fino agli ultimi metri. Bonnati e Madi, che hanno portato l'ossigeno fino all'ultima base, non sono potuti salire fino in cima, e neanche Eric. Per quella gloriosa missione, Desio aveva scelto altri. Diciamo che lì è stato tutto un lavoro di squadra, ecco, cioè lo stile di salita dell'epoca, degli anni 50, era proprio un lavoro d'équipe, attrezzare tutte le vie, addirittura ci avevano messo questa teleferica. E chiaramente Eric è stato uno di quelli che ha sfiorato gli 8.000, ecco, proprio del giorno precedente. Al giorno della salita, ecco, per cui il suo ruolo è stato importante. Poi, dopo, essendo stato anche il responsabile delle bombole, che all'epoca venivano usate quasi sempre per le salite himalayane, chiaramente il suo ruolo è stato anche un ruolo chiave per quelle che sono state le polemiche che sono poi seguite 10 anni dopo tra Bonatti e Compagnoni. Quindi il ruolo di Abraham è stato proprio importante anche per quello, oltre che per quello che è stato il suo contributo sul campo, ecco, per quanto riguarda appunto la salita in stile himalayano. Ecco. Il 31 giugno, Lacedelli e Compagnoni per primi mettevano piede sulla cima del K2. La spedizione fu un gran successo ed Eric, da lì in poi, diventò un eroe. Non solo, ma soprattutto a casa sua, in Alto Adige.
Questo successo poi ebbe anche delle influenze positive sul futuro lavorativo di Abram e anche con le sue arrampicate continuò con grande successo. Il suo nome raggiunse un nuovo livello di celebrità. Conquistò montagna per montagna nelle Alpi orientali e occidentali, sul Gran Capucin, Monte Bianco, Monte Rosa, Similaun, Marmolata, Brenta e così via. E tutto questo con i migliori scalatori del mondo. Abram cercava sempre nuovi modi per migliorare i suoi attrezzi per le sue salite e così iniziò con un suo amico a costruire le cosiddette scarpe di Abram. Data l'enorme richiesta, cominciarono a venire prodotte in massa. Fino a quel punto della sua vita, Eric Abram aveva vissuto tante esperienze. Alti e bassi, gioia e tortura, successo e avventura. Ed era istruttore ed istruito. E fu così che Abram scoprì una nuova passione: il volo. Nel 1956-57 ho fatto le mie prime esperienze di volo conseguendo anche il brevetto, prima dell'aereo, poi dell'elicottero. Nella mia ditta, la Frigotherm, mi lasciarono una specie di presidenza onoraria. Così ho potuto dedicarmi professionalmente al volo. In questo campo il ruolo di un angelo custode è importantissimo. Mi è capitato di atterrare con il motore in fiamme, con le pale dell'elicottero parzialmente fuori uso. Mentre con il Piper sono rimasto bloccato per 14 giorni sul rifugio Casati, sommerso dalla neve. In quei tempi il soccorso alpino si faceva con questi piccoli e maneggevoli aerei. Abbiamo recuperato uno sciatore sulla croda da lago, atterrando su una valanga. Il Piper era come una Volkswagen, mai sentito che si sia fermato un motore. Con l'aereo o l'elicottero ho fatto lavori di rifornimento dei rifugi, costruzione di linee elettriche ad alta tensione, ripetitori radio e televisivi, piattaforme petrolifere, oltre a spegnere incendi e, naturalmente, il soccorso alpino. Negli anni 70 sono andato in Sudan per la realizzazione di una stazione radio, una delle più grandi del mondo, costituita da due antenne poste sulle due rive del Mar Rosso, ad una distanza di 400 km l'una dall'altra. Sono rimasto lì alcuni mesi, realizzando anche una via ferrata su una montagna alta 2.400 metri sopra il Mar Rosso, per consentire al personale della manutenzione di accedervi con una buona sicurezza. Una grossa esperienza l'ho avuta in Algeria nel 1980, dove abbiamo costruito sistemi protettivi lunghi 300 km contro la desertificazione. Mentre eravamo lì, l'Algeria fu colpita da un terribile terremoto a 2000 km ad ovest di Algeri, con migliaia di vittime. Abbiamo trasportato di tutto: soccorritori, cani da ricerca, materiali per i sopravvissuti e anche politici. Abbiamo portato in salvo anche una bambina rimasta miracolosamente viva per 6 giorni sotto la piattaforma di cemento crollata da un mercato. In quei giorni eravamo sempre pronti a partire per dove era necessario, bivaccando nell'elicottero dove abbiamo mangiato e dormito. Anche in Alto Adige i suoi interventi in aria sono rimasti nella memoria di molti. Succede così che Abram diventa l'interlocutore ideale quando uno scalatore non fa ritorno a casa entro i tempi stabiliti. Messo in allarme dai parenti, di solito sono le mogli angosciate a chiamarlo. Con il suo aereo parte per andare a cercare i dispersi. Una volta trovati, manda loro un segnale facendo un movimento con le ali, rientra alla base e avvisa le mogli che è tutto in ordine. Lui non dava solo segnali, ma all'occorrenza gettava dal suo aereo coperte, cioccolata oppure messaggi. Così come accadde durante l'intervento sul Brenta.
Su uno strappo di telone scriveva un messaggio legandolo ad un pezzo di ferro e lo gettava dall'aereo per avvisare i malcapitati. Questo cadeva dritto e preciso come una freccia. I soccorritori erano stati allertati e sapevano che a breve sarebbero arrivati i rinforzi. Stasera o domani cerco di far arrivare il 204 a prelevare tutti in cima alla Tosa. Oggi dal Crozon sono calati in fondo al camino molto ghiacciato. I tre sono stati informati ora via radio di portarsi in cima alla Tosa. Auguri, Abram. Per tutta la sua vita, Eric Abram è stato un visionario. Nel 1974 fu il primo in Europa a costruire una palestra di arrampicata a Bolzano. Voleva dare l'opportunità agli alpinisti di conservare e migliorare le loro capacità durante i lunghi periodi invernali. Per questo motivo, nel 2011, la grande palestra di arrampicata Il Saleva Cube a Bolzano è stata dedicata ad Eric Abram. Due giovani arrampicatori tentano una scalata al sesto grado di difficoltà. Si trova al Piz Chavazes nel gruppo Sella. Si tratta di un percorso classico, molto amato, che attira molti appassionati. Venne soprannominata secondo il suo conquistatore. Si tratta dello Spigolo Abram. Il motivo per cui si scala una montagna è l'aspettativa di superare le difficoltà, la gioia, l'ambizione e il desiderio di raggiungere la cima e la soddisfazione di aver superato i propri limiti. Nella vecchia stube in via Monte Tondo a Bolzano si è fatto tardi. Queste e tante altre storie Eric le ha raccontate sicuramente centinaia di volte, ma sempre con quell'umiltà che lo caratterizza e che fa della sua vita un modo di essere e non di apparire. Alla ricerca di storie interessanti, la fortuna mi ha fatto incontrare Eric Abram. Come un ragazzino mi sono lasciato trasportare dai suoi racconti, senza perdere una sola parola di ciò che mi raccontava. E nonostante la miriade di storie e di incredibili avventure che hanno caratterizzato la sua vita,
Ciò che gli ho sentito ripetere più volte fu: la cosa più bella era l'arrampicata. Questa è la storia di Eric Abram.